Dunque, partiamo da quello che ad oggi è dato di sapere. Da quello che arriva come informazione da alcune grosse aziende, cito la Volkswagen, Tesla, stanno riaprendo i loro siti produttivi. Ci sono alcuni indicatori induttivi che stiamo provando ad utilizzare per immaginare quanto effettivamente la produzione in Cina sta recuperando. Banalmente, il tasso di inquinamento nelle varie siti produttivi nelle principali città, più aumenta il tasso di inquinamento, il cosiddetto particolato, tanto più è presumibile immaginare che davvero la produzione sta ripartendo. Ad oggi le stime della ripresa della produzione cinese è intorno al 50-60%. L'ipotesi di una ripresa V, come viene definita in gergo, cioè una rapida ripresa nel corso del prossimo trimestre, è un'ipotesi in questo momento possibile, ma occorre che davvero il picco in Cina sia passato e quindi che entro questo trimestre il picco lì sia finito. La Cina è importante non soltanto come sito produttivo, lo ricordo, ma anche come mercato di sbocco, lo ricordo, è il primo mercato al mondo, ad esempio, nel comparto auto. Eh sì, eh sì. Ecco, tutto questo come si ripercuote però sul cittadino italiano, sul consumatore italiano, sull'investitore ovviamente italiano? Avrebbe dei consigli? Cosa bisogna fare? Stare fermi? È presente quelle cose classiche? State fermi? No, vendete? No, comprate? Allora, in questi casi occorre ovviamente molto sangue freddo, non lasciarsi prendere dall'emotività. I mercati tendono ad essere molto emotivi. Venivamo da un inizio d'anno piuttosto buono, da alcuni comparti ancora stanno registrando dei rialzi cospicui. Mi riferisco ad esempio al comparto delle cosiddette utility. In questi casi è bene diversificare quanto più possibile i portafogli e inserirsi anche su temi strutturali. Uno di questi è ad esempio il tema degli investimenti nel mondo green, che la Commissione europea sta portando avanti quest'anno nell'ambito di un piano più ampio che vede coinvolto anche la BCE. In ogni caso, l'ipotesi è che comunque se ci fosse davvero il peggio, ritengo da un punto di vista meramente finanziario, le manovre fiscali, quindi i governi espansive e anche le banche centrali più espansive, potrebbe essere lecito attenderselo nel corso del secondo semestre di quest'anno. L'America, mi scusi, che insomma, c'è un altro tipo di analisi, che si dice c'era una bolla enorme sulla borsa americana, è salita troppo, è salita troppo, è salita, è da Obama che sta salendo la borsa americana, in realtà la stanno sgonfiando. È un'ipotesi attendibile? È un'ipotesi puramente inventiva? Beh, al di là di ipotesi cospirative in qualche modo, io credo che in questo momento, dunque, il mercato statunitense lavora molto, sta lavorando moltissimo su quello che è l'enorme mole di liquidità che è stata iniettata dalle banche centrali nel mondo. Sì. È un'economia in questo momento che comunque sta crescendo intorno al 2% e in questo momento, per quanto riguarda il virus, è stata lambita in modo molto marginale, siamo intorno ai 50 più o meno infetti. Complessivamente ritengo che nell'anno anche delle presidenziali a novembre si voterà negli Stati Uniti, è possibile che questo incida in qualche modo positivamente e anche la stessa Federal Reserve laddove occorrerà interverrà e quindi credo che anche qui se nel secondo trimestre come è possibile se ci fossero delle pressioni al ribasso sui mercati potrebbero essere in questo momento temporanee perché banche centrali e governo hanno ancora la possibilità in qualche modo di fare da alter ego. Senta, le faccio l'ipotesi forse peggiore, che la Cina vada a riprendere, ha detto 50%, e anche la parte infettiva della malattia sta calando, sta scemando, ammesso che siano dati reali quelli che quotidianamente ci fornisce Pechino. Quindi la Cina sta riprendendo, sì, gli Stati Uniti vanno bene, potrebbe essere che l'Italia e l'Europa attorno, ma soprattutto l'Italia, poi alla fine resti col cerino in mano. Quello che stiamo assistendo, se i dati sono giusti, è che probabilmente forse la Cina il picco o giù di lì lo ha toccato per quanto riguarda il virus e si sta invece spostando su altri paesi, il Giappone, Sud Corea e ahimè anche l'Italia. Speriamo che non si allarghi ulteriormente, quindi abbiamo questa sfasatura in termini di raggiungimento del picco. Se così fosse, diciamo poi la Cina potrebbe già vedere una fase di ripresa nel corso del secondo trimestre, terzo trimestre, noi arriveremo più in là, però a quel punto l'anno, se lo guardiamo È come media, andato, ahimè, è è andato. andato, è andato.